Buongiorno ragazze, come al solito io il sabato vado a fare i miei acquisti perlinosi e vi faccio vedere cosa ho comprato anche oggi. Sono molto contenta, li ho già disposti sul letto, perché sono sul letto, e così facciamo prima, però sono veramente tornata ora, c'è ancora la bustina, lo scontrino, vi faccio vedere tutto. Cominciamo dai cristalli. Allora, sono cristalli Preziosa cecoslovacchi, li ho presi in questa tonalità, è un'ametista. Poi li ho presi questo bel blu perché ho un cabochon ovale blu e voglio abbinarli a quello. Poi li ho presi in quest'altro turchese, questi viola. Forse con il cabochon blu farò un bracciale e metterò cristalli in queste tre tonalità. C'è un bel sole, quindi le riprese forse non verranno benissimo, però c'è un bel sole, siamo contenti. Poi ho preso questi che sono un argento lucido e questi sono tutti da 4 mm. Poi ho preso questi, questo bel color limone. Sono da 6 mm. Ho preso anche qualcosa di mezzi cristalli perché sinceramente il cristallo trasparente per quello che voglio fare di questa dimensione costava troppo. Visto che volevo usarne molti sempre per il mio bracciale, ho preso questi che sono mezzi cristalli da 6 mm, aurora boreale, trasparenti, bellissimi. Sono veramente bellissimi. Voglio farvi vedere i riflessi, ma molto belli. Poi, sempre in mezzi cristalli, ho preso questi che sono una sorta di nero, un blu molto scuro con dei riflessi cangianti, che questi molto carini. E poi questi, una prova, sono argentati. Poi ho preso ancora qualcosa di perline. Ho preso queste Toco Round. Non so se riuscite a capire il colore, ma ecco, sì, è dorato e viola insieme. Il viola è il colore di base, sono leggermente trasparenti e poi c'è questa copertina.